Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di 3 piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che 2 piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1. Allo? Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor... Sì, chi è? Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia. L'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile in via Donat 156 a Bagheria è quasi terminata e quindi, okay. noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi. Il passaggio delle chiavi? Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente noi... Noi non avevamo nessuna procedura in corso. In che senso? Scusi, non ho capito. Si sta sbagliando, no? Non c'è nessuna procedura in corsa. Lei possiede uno stabile di 3 piani? No, io non possiedo niente. Sì? Ci vive mia mamma. E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato. Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo. Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre? Giusto. Questo stabile è di 3 piani? Sì, giusto. A quanto risulta noi, la signora, sua madre, sì, risiede al piano terra. Giusto. Ancora 2 piani avanzano, no? E quei 2 piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose. No, non se ne parla proprio. Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la regione Sicilia. Io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo. No, lei deve chiamare, parli con mia mamma. Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con l'affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi. Ringrazio tanto, signore. Il signor Yusuf contestualmente la ringrazia anche per la generosità. No, non ce ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente. Io chiamerò mio figlio con nome di signore. Il signore si chiama Calogero. No, non ce ne parla proprio. Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2. Pronto? Signor, non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata. Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna, ti chiama, non esiste niente, si sta sbagliando. Io qua ho un, diciamo, un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose. No, che avevano fatto. Non abbiamo fatto nessun collocamento, niente. Ma non è lei che colloca, è la regione. È la regione come può collocare sulla proprietà mia? Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta. È utilizzata, non esiste niente. No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno? Sì, mia mamma. No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre. No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo? E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare degli spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose, c'è stato non esiste proprio. Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti. Ma a me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno. Ma questo c'è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo? Non lasciamo pissare. Non interessa niente, non entra nessuno. Lei lascia il signore Yusuf in strada. Non mi dà più la casa. Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupa, adesso risolviamo con la madre che magari. No, non se ne parla il signore è razzista, abbiamo non capito. Se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia. Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole. No, non ci lascio il numero di nessuno, lei non chiama nessuno. E non chiamasse più, allora io il signor Yusuf glielo lascio lì davanti a casa e sono tutti cazzi suoi, va bene? Il mio può lasciare un vuole. E io glielo lascio fuori di casa, il signor Yusuf, con i bambini e le valigie. E vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare, e poi vediamo. Posso suonare un vuole davanti a voi adesso. Posso parlare con persone? Dica. La casa è abitata, ci abita mia madre e basta. Va bene, ma non puoi un piccolo angolo per mia famiglia? Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata. Ma io bambini in basta stanza sola, non ho problema. E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre. La casa è abitata. Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia. Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei. Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene? No. E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio? Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
con la radio in Germania deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zodi 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo. Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Lo Zodi 105! Ciccio. Ma che sta dicendo? Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa del cazzo? Ma che sta dicendo? Ma ti ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te? Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi. Adesso io i numeri uno, adesso ragazzi, io prendo i numeri uno. Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti. Ciao, 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 ciao.